5 ottobre 1989, il Dalai Lama vince il Nobel per la pace. Tenzin Gyatso venne riconosciuto 14° Dalai Lama quando non aveva ancora compiuto 5 anni. Nel 1950, appena adolescente, ebbe a svolgere un importante ruolo quando la Cina invase il Tibet. Costretto a rifugiarsi in India, formò un governo in esilio, tenendo desto l'interesse del mondo per l'indipendenza tibetana, battendosi per la pace e il rispetto dei diritti civili. Seguendo l'esempio del Mahatma Gandhi, anche di fronte alle più brutali aggressioni, applicò sempre la non violenza, portando la sua testimonianza personale in tutti i continenti. È stato insignito di 150 onorificenze e lauree honoris causa per il suo messaggio di pace, responsabilità universale e compassione. Accetto il premio con profonda gratitudine a nome degli oppressi di tutto il mondo, ha affermato nel discorso di Oslo, e anche a nome di tutti coloro che lottano per la libertà e la pace secondo la moderna tradizione dell'azione non violenta. Il Tibet sarà liberato con le armi della verità, del coraggio e della determinazione. Da qualsiasi parte del mondo veniamo, siamo tutti quanti esseri umani. Abbiamo gli stessi bisogni e abbiamo il diritto a determinare il nostro destino come individui e come popoli.